Palla che arriva a Pulisic, che esce José Sá, ma non basta, è 2-0 per il Chelsea. È finito perché Pulisic è un giocatore del Milan, lo sarà ufficiale nelle prossime ore, poi sarà pronto ad arrivare in Italia per questi scambi, questi spostamenti dalla Premier League alla Serie A e viceversa, che sono sempre più frequenti. Il secondo acquisto in questa sessione di mercato per il Milan proveniente dal Chelsea. Allora io do il buon pomeriggio intanto, il ben trovato a Paolo Di Cagno. Ciao Paolo. Ciao Vale, come stai? Tutto bene, te come stai? Io molto bene, tutto allora, ok. Prima state di facendo parlare... un gran lavoro, bravi, state dando... Sì, dimmi. Prima di parlare di calciomercato, di Premier League, perché non manca moltissimo, tra un mesetto si riparte, raccontaci dove sei, perché sei a Terni, e raccontaci perché sei lì, raccontaci un po' di cosa sì. Di bello state facendo. Sono alla Ternana Padel, dove io gioco con i miei amici, e qui si stanno svolgendo, diciamo, le fasi finali della Coppa dei Club MSP, torneo che decreterà, insomma, i campioni d'Italia a livello amatoriale naturalmente, ma la cosa più bella è che hanno partecipato anche persone con disabilità, e questa è la parte più bella che mi ha colpito di più. È stato molto bello vedere ragazzi sfortunati, più di noi naturalmente, che si sono cimentati giocando sulla sedia a rotelle con un amico normodotato, per cui l'inclusione è questa: non giocano tra ragazzi magari in carrozzina, ma un ragazzo in carrozzina e un ragazzo normodotato, naturalmente con regole diverse, perché chi gioca un normodotato gioca con un rimbalzo e il ragazzo in carrozzina con due rimbalzi, perciò vuol dire che si può andare insieme in un centro sportivo a giocare, a divertirsi, a arrabbiarsi insieme, a sudare, a fare sport, questa è inclusione, e dopo magari uno si mangia una pizza o una birra, questa è la parte più importante. Questa è la parte che ci piace anche raccontare, il lato bello dello sport che ci piace raccontare qui su Sky Sport. Allora, grazie anche per questa testimonianza Paolo. Adesso ci concentriamo un po' sul calciomercato, perché abbiamo aperto questa edizione sì. Parlando proprio di questi scambi, di questi continui scambi tra la Serie A e la Premier League, e al contrario, tra poco parleremo di Tonali in Premier League al Newcastle, ma prima di tutto mi concentrerei sull'arrivo di due acquisti dal Chelsea per il Milan a centrocampo. Prima Loftus-Cheek, e ne parleremo tra poco, concentriamoci su Pulisic.